A 2 mesi dall'inizio della campagna a favore dei referendum istituzionali, il comitato promotore ha indetto una conferenza stampa per fare il punto della raccolta di firme. Erano presenti per le ACLI Tarcisio Barbo, la rappresentante repubblicana Giuffrida, Bordon del PDS, Etta Carignani per l'Ande, Marco Gentili per i Radicali. A non fare attenzione sul tema di questa campagna referendaria si rischia di fare grandissima confusione. Le proposte sono tante e diverse, alcune più note, altre del tutto trascurate dalla stampa, ha ricordato Gentili dei Radicali Triestini. I referendum proposti da Segni e Giannini hanno avuto, ha detto, un adeguato rilievo, mentre è stato del tutto sottovalutato che i rappresentanti della Rosa nel Pugno raccolgono petizioni anche contro il finanziamento pubblico ai partiti, a favore di una diversa politica contro la droga, sui controlli ambientali alle USL, infine contro il sistema uninominale. A parte le lagnanze di Gentili, gli altri rappresentanti del comitato si sono detti estremamente soddisfatti dell'andamento della raccolta firme. Barbo ha sottolineato che in solo 2 mesi si è giunti alla soglia delle 8.000 firme raccolte e in questi ultimi 10 giorni a disposizione dovrebbe essere possibile arrivare a quota 10.000. I segnali sono tutti a favore del successo delle varie petizioni. La reazione della gente è ancora viva ed i banchetti allestiti dalle varie associazioni coinvolte hanno lavorato sempre moltissimo. Non tutti i partiti hanno aderito all'iniziativa, è stato detto, e tra questi DC e PSI, ma tra le firme raccolte vi sono anche quelle di rappresentanti della Democrazia Cristiana e del Partito Liberale. La presidente dell'Ande, Etta Carignani, ha ringraziato per l'impegno di tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa e per la disponibilità dimostrata anche da categorie come quella dei commercianti e degli industriali. La repubblicana Giuffrida ha parlato poi del referendum proposto, nello specifico dal suo partito, che propone modifiche alla legge Gozzini. L'Italia è un paese dalle galere aperte, ha detto, e pur trovando giusto il recupero di chi ha sbagliato, siamo convinti che certi benefici consentiti dalla legge non debbano essere estesi a tutti. Non vorremmo che, per troppo garantismo, ha concluso, si finisca per degenerare nel lassismo.